Bentornati ancora una volta alla nostra rubrica mensile dedicata ai videogiochi disponibili gratuitamente. In questo nuovo video vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti a settembre dai vari servizi d'abbonamento mensile e non solo. Ogni mese, grazie alle iniziative delle compagnie, vengono regalati davvero tantissimi titoli. Con tutti questi videogiochi gratuiti, però, c'è sempre il rischio di non riuscire a riscattarne in tempo qualcuno. Per questo motivo, abbiamo deciso di parlarvi dei tanti giochi gratis offerti a settembre. Molti dei giochi di cui vi parleremo in questo articolo saranno disponibili per tutto il mese, ma altri invece solamente per un determinato periodo. Per questo motivo vi consigliamo di riscattare i titoli che vi interessano il prima possibile, così da evitare situazioni spiacevoli. Inoltre vi ricordiamo ancora una volta che per scaricare la maggior parte dei giochi gratuiti di cui vi parleremo dovrete disporre del giusto abbonamento, ma per fortuna molti di questi servizi dispongono di un periodo di prova gratuito. Iniziamo come sempre con il PlayStation Plus, il servizio d'abbonamento di Sony. Come ormai ben saprete, il PlayStation Plus offre molti vantaggi, come la possibilità di giocare online su PS4 e di caricare i salvataggi in cloud, ma permette anche di riscattare due giochi gratis al mese. A settembre Sony ha dato davvero il meglio, offrendo agli abbonati due titoli davvero ottimi: Street Fighter V e PlayerUnknown's Battlegrounds. Visti i giochi disponibili questo mese, di sicuro gli amanti dei competitivi staranno facendo i salti di gioia. Street Fighter V è l'ultimo capitolo disponibile della storica serie di picchiaduro Capcom e saprà intrattenervi con ore ed ore di scontri tecnici sia in locale che online. PlayerUnknown's Battlegrounds invece è stato uno dei primi battle royale a fare il boom e vi permetterà di sfidare fino a 100 giocatori nelle classiche meccaniche del genere che sicuramente tutti conoscerete perfettamente. Adesso tocca all'Xbox Live Gold, la controparte Microsoft del PlayStation Plus. I giochi gratis di cui vi parleremo fanno parte del programma Games with Gold e vengono aggiornati con cadenza mensile. Fate attenzione però, perché alcuni di questi titoli saranno disponibili solamente per alcune piattaforme e durante periodi specifici. Ecco la lista dei Games with Gold affiancata dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili. The Blob 2, dal 1 al 15 settembre per Xbox 360. Tom Clancy's The Division, dal 1 al 30 settembre per Xbox One. Armed and Dangerous, dal 16 al 30 settembre per Xbox One. The Book of Unwritten Tales 2, dal 16 settembre al 15 ottobre per Xbox One. Sfortunatamente questo mese i possessori di Xbox 360 sono rimasti un po' a corto di giochi, dato che potranno giocare solamente The Blob 2, un action molto carino in cui dovrete riportare il colore in una città completamente in bianco e nero. Mentre i possessori di Xbox One avranno il piacere di mettere le mani su ben tre titoli di qualità: Tom Clancy's The Division, The Book of Unwritten Tales 2 ed anche Armed and Dangerous. Restiamo ancora un po' in casa Microsoft per parlare dell'Xbox Game Pass. Al momento il parco titoli del servizio è davvero molto ampio e con cadenza mensile si arricchisce con nuovi giochi. Il mese scorso gli abbonati sono rimasti molto soddisfatti dalla quantità e qualità dei titoli disponibili, ma questo mese le novità sono state davvero sbalorditive. Ecco la lista dei nuovi giochi gratis aggiunti al servizio a settembre, affiancati dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili. Crusader Kings 3, disponibile dal 1 settembre per PC. The Jackbox Party Pack 4, disponibile dal 3 settembre per Xbox One. Resident Evil 7 Biohazard, disponibile dal 3 settembre per PC e Xbox One. Tell Me Why Capitolo 2, disponibile dal 3 settembre per PC e Xbox One. Toho Luna Nights, disponibile dal 3 settembre per PC e Xbox One. World War Z, disponibile dal 3 settembre per PC e Xbox One. Star Renegades, disponibile dall'8 settembre per PC. Disgaea 4 Complete Plus, disponibile dal 10 settembre per PC. Hot Shot Racing, disponibile dal 10 settembre per Xbox One. Tell Me Why Capitolo 3, disponibile dal 10 settembre per PC e Xbox One. Destiny 2, di cui non abbiamo ancora una data precisa. Come potete vedere, a settembre Microsoft si è davvero superata, aggiungendo ben 11 nuovi giochi gratis all'Xbox Game Pass. Tutti i titoli disponibili questo mese sono davvero ottimi, ma ovviamente spiccano grandi nomi come Crusader Kings 3, Resident Evil 7 e Destiny 2. Inoltre nella lista sono presenti anche titoli molto buoni lanciati da pochissimo, come i capitoli 2 e 3 di Tell Me Why oppure il GDR strategico Star Renegades. Passiamo ora in ambito cloud gaming con il PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming creato da Sony. Al momento il PlayStation Now vanta un parco titoli di oltre 800 giochi e ogni mese si arricchisce sempre con tante novità. Inoltre, molti dei giochi disponibili per PS4 possono essere anche scaricati, offrendo così la possibilità di giocarli a chi non dispone di un'ottima connessione. Ecco la lista dei giochi gratis aggiunti al servizio a settembre: Resident Evil 7 Biohazard, Observation,
WWE 2K19 Final Fantasy XV. Anche questo mese Sony ha fatto un ottimo lavoro, aggiungendo al servizio 4 ottimi titoli. Il primo della lista è Resident Evil 7, l'ultimo capitolo della nota serie di survival horror Capcom che questa volta vi metterà nei panni di Ethan Winters, un civile rimasto coinvolto in una situazione da incubo. Il secondo invece è Observation, un thriller fantascientifico molto interessante in cui vedrete tutto attraverso gli occhi di un IA. Il terzo gioco disponibile è WWE 2K19, uno dei capitoli più apprezzati della serie di picchiaduro basati sul wrestling di 2K Games. Infine abbiamo Final Fantasy XV, un gioco Square Enix che di sicuro non avrà bisogno di presentazioni. Parliamo ora di Stadia, la piattaforma di gaming in streaming targata Google. Nonostante non sia necessario un abbonamento per utilizzare Stadia, con l'abbonamento Pro potrete disporre di ulteriori vantaggi, inclusi tanti titoli ogni mese. I nuovi giochi gratis disponibili a settembre sono Gunsport, Hitman, Hello Neighbor, Ember, Metro Last Light Redux, Super Bomberman R Online. Fra i giochi disponibili questo mese spiccano grandi nomi come Hitman e Metro Last Light Redux, ma anche alcuni di quelli più piccoli riservano delle sorprese. Ad esempio Super Bomberman R Online e Gunsport offriranno delle feature esclusive per Stadia, come ad esempio il multiplayer online a 64 giocatori di Bomberman. Andiamo ora a vedere che titoli ci vengono offerti questo mese dal servizio Humble Choice di Humble Bundle. Gli abbonati a questo servizio hanno la possibilità di riscattare ogni mese, a seconda del tipo di abbonamento, dai 3 ai 9 giochi. Inoltre avrete accesso a un'enorme raccolta di titoli senza DRM che potrete scaricare e giocare per sempre. Ecco i giochi disponibili a settembre. Forager, Golf with Your Friends, Strange Brigade, Lethal League Blades, Generation Zero, Yooka-Laylee and Impossible Lair, The Occupation, Catherine Classic, Vampire the Masquerade Coteries of New York, The Shapeshifting Detective, Evoland Legendary Edition, Fun with the Ragdolls, The Game. Nella lista sono presenti davvero molti titoli, ma nel mucchio spiccano Catherine Classic, Forager e Golf with Your Friends. I giochi offerti questo mese sono davvero molto vari, quindi non dovreste avere alcun tipo di difficoltà a trovare qualcuno di adatto a voi. Concludiamo infine, come di consueto, con i titoli di Twitch Prime, il servizio di abbonamento di Amazon. Di solito questa piattaforma offre sempre molti giochi gratis, e anche a settembre hanno rispettato le aspettative. Ecco i 15 nuovi giochi disponibili gratuitamente con l'abbonamento di questo mese. The Last Blade 2, Samurai Showdown 5 Special, The King of Fighters 97 Global Match, The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition, The King of Fighters 2002 Unlimited Match, Shock Troopers, Garo Mark of the Wolves, Metal Slug 3, Vostok Inc., Pumped BMX Pro, Effie, Impulsion, Outcast Second Contact, Tiny Troopers Joint Ops, Autonauts. Questo mese sono disponibili davvero tantissimi giochi, forse addirittura troppi. In mezzo a questo mare di titoli gratis, spiccano sicuramente ottimi titoli come Metal Slug 3, Autonauts e Samurai Showdown 5 Special. Grazie a questo video, ora sapete dove trovare con facilità la maggior parte dei giochi gratis disponibili a settembre. La nostra guida si conclude qui, ma se siete interessati ad ottenere davvero tutti i giochi gratis del mese, non dimenticatevi di controllare l'Epic Games Store ogni giovedì. Per fortuna potete rimanere aggiornati su tutti i titoli offerti da questo store grazie ai tanti articoli dedicati presenti sul nostro sito. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su Tutto Tech. Ciao!